fate le lezioni di letteratura, quindi vi vedo a numerosi. Oggi faremo questa lezione su Pavese, voi sapete c'è stato il centenario nel 2008, quindi insomma anche in occasione di questo abbiamo pensato proprio di ricordare e ricostruire la figura di Cesare Pavese con il professor Rino Caputo, il nostro ospite, il nostro amico, che è preside della facoltà di lettere dell'Università di Tor Vergata. E quindi letteratura, vita e impegno è la sua lezione, quindi ricostruirà la figura dell'intellettuale Pavese, ma poi si soffermerà soprattutto sui due ultimi romanzi, La Luna e Falò e La Casa in Catena. Ecco, passo la parola al nostro ospite e grazie. Grazie alla professoressa San e un saluto a voi, ormai ci conosciamo in altre occasioni, quindi per me è un piacere rinnovato, ve lo dico molto sinceramente, anche perché so di avere un ascolto partecipe da parte vostra, insomma, per quello che anche per la sensibilità che avete rispetto ad alcune tematiche. Ecco, parlare oggi di letteratura e impegno può sembrare persino terribilmente anacronistico. Sottolineo sia l'aggettivo e sia l'avverbio, cioè qualcuno può avere l'idea che oggi in una realtà come la nostra queste categorie non siano più praticabili, anzi addirittura qualcuno può teorizzare la non necessità di affrontare queste cose, come dire ci fosse stato tempo, modo e quindi una sorta di ridondanza. Ecco, io sono convinto invece che bisogna non solo testimoniare, ma continuare ad approfondire questa dimensione, sia per quanto ci riguarda e sia per le giovani generazioni, perché è un problema certamente che noi sentiamo su altri piani, quello della memoria, ma non dobbiamo dimenticare che memoria significa anche tenere ben desti i riferimenti alle grandi personalità che poi hanno incarnato un ruolo dell'arte, dell'espressione che magari prima si chiamava soltanto estetica, riduttivamente estetica, rispetto alla realtà. E guardate, non si tratta di un discorso di torsione, polemiche anche di qualche tempo fa, la letteratura espressione della realtà, non è questo il punto, è che ormai è molto chiaro che in ogni caso chi guarda la realtà deve trovare poi forme specifiche per rappresentarla, quindi non è mai stato vero che c'è stato un rispecchiamento fotografico della realtà, lì dove è avvenuto non si è mai trattato di arte duratura e oggi noi non parliamo di chi ha rispecchiato in modo meccanico la realtà, parliamo invece di chi è riuscito attraverso i mezzi della letteratura a costruire, perché no, anche universi paralleli rispetto alla realtà, ma in cui la realtà fosse più che persuasiva. Io vi voglio sempre ricordare l'ammaestramento di un autore che ancora oggi rimane per noi, e io credo deve rimanere al di là delle dimensioni caduche, un valore e un riferimento, e cioè Alessandro Manzoni. Quando lui stesso si poneva il problema, che poi è stato codificato nella cosiddetta poetica del verisimile, che non aveva definito comunque, qualche modo poteva rappresentarlo, quando diceva che certamente non era esistito da nessuna parte un Renzo o una Lucia, erano il frutto della sua invenzione e tuttavia
il modo come questa fantasia era nata in lui, come i personaggi erano stati conformati, risentiva proprio di quel famoso rapporto tra storia e invenzione. Ed ecco quindi che in nessun ramo del lago di Como c'era un giovane come Renzo, una pacchiana come Lucia, un parroco come Don Abbondio, e tuttavia ecco, quella è stata una realtà che ancora oggi è importante. Ecco, allora, questa premessa mi pare significativa rispetto ad un discorso da fare oggi a proposito di Cesare Pavese. Io non ho bisogno di presentarlo a voi. Cesare Pavese ha attraversato gli anni anche gli alti e bassi, diciamo, della polemica letteraria, addirittura di quella politico-culturale, e si è ormai affermato come uno dei grandi autori del nostro Novecento. Quindi non c'è bisogno di definire caratteristiche eventualmente nuove della personalità artistico-intellettuale. Io però voglio sottolineare, e questo titolo Pavese tra letteratura e impegno, che tipo di letteratura e che tipo di impegno ci ha lasciato e quanto può essere ancora oggi significativo, anche in modo inedito rispetto al passato. Noi abbiamo di Pavese l'immagine consolidata nel bene e nel male: l'intellettuale impegnato e dall'altro il poeta, il narratore, così disperatamente ancorato ai problemi della sua vita che metterà, anteporrà ad un certo momento questi problemi a tutto il resto. Ed ecco allora il poeta, il letterato suicida, no? Alla fine questo rimane per certi aspetti. Cesare Pavese, un'esperienza prematuramente troncata da una decisione che certamente è tragicamente profonda, ma che lo fissa irandellianamente in questa immagine. C'è stato tutto un periodo in cui Pavese paradossalmente ha avuto una diffusione, ha affascinato grazie a questa dimensione storico-biografica. Non è un mistero che negli anni 60, negli anni 70 soprattutto, i giovani si siano avvicinati al Pavese del mestiere di vivere, al Pavese poeta, al Pavese che sentiva drammaticamente le lacerazioni della vita. E addirittura c'è stata un'altra componente significativa, forse meno nota, ma molto presente soprattutto in occasione del centenario. La situazione di Pavese, storico-intellettuale, quindi sia biografica e sia legata così alla dimensione più concettuale, ecco, Pavese come naturaliter Christianos. Addirittura ci sono ora dei, non degli inediti, ma degli approfondimenti di una presunta conversione o crisi di conversione di Pavese. Siamo nel 1944, effettivamente Pavese entra in un convento per avere una fase di più che di isolamento, di riflessione, ha degli incontri, dei colloqui anche con religiosi. Ecco, è passato questo per dire è un momento importante di conversione. Le cose non stanno proprio così, ma non perché dobbiamo assegnare la patente di convertito o non convertito, ma perché effettivamente per un uomo, un artista come Pavese, il momento del fare i conti anche con queste tematiche, con queste dimensioni religiose, ma anche religiose e metafisiche insieme, ha comportato ovviamente una messa in discussione di tanti aspetti della propria vita. Quindi non si tratta di un meccanico
riferimento al, diciamo, alla procedura della conversione, no? Chi non era credente diventa credente. Probabilmente le cose non stavano così già da prima, persino nel confino pavese nutriva sensibilità, sentimenti, convinzioni che potrebbero essere riferite a questa, diciamo, dimensione simpatetica con la problematica religiosa. E tuttavia, ecco, voglio segnalarvi che questo pavese in alcuni anni è diventato più importante dell'altro pavese. Il pavese, cioè, che ha scavato dentro di sé con una resa peraltro tragica, è diventato ad un certo punto un affascinante esempio di comportamento contraddittorio, e giovani generazioni intellettuali si sono riferite a lui. Se noi andiamo a vedere il, per così dire, il decorso editoriale e lo sviluppo anche statistico delle opere di Pavese, ci accorgeremo che in alcuni anni Pavese poeta, Pavese mitico, tendenzialmente mistico, viene considerato un nuovo Pavese. Ora, come stanno le cose? Almeno a mio avviso, e sulla base così sia dei documenti sia ovviamente delle interpretazioni. Ecco, credo che sia importante valorizzare un aspetto di Pavese che è stato, diciamo, tradizionalmente esibito come una categoria estetica e che invece è parte integrante della sua opera. Se vogliamo capire Pavese, dobbiamo parlare del mito. Se vogliamo capire Pavese, non possiamo parlare solo della storia, ma dobbiamo parlare anche del mito. Se vogliamo capire il rapporto tra letteratura e impegno, non ci possiamo limitare alla storia, né cronachistica né riassunta, diciamo, nelle più grandi problematiche. Bisogna affrontare l'idea che Pavese ha del mondo, quindi la sua Weltanschauung, per dire una parola più complessiva, che riguarda ovviamente la sua idea dell'arte, della letteratura, ma anche la sua idea della vita, del mondo. Ecco, allora, da questo punto di vista sarà importante fare alcune precisazioni. Oggi noi siamo in grado di guardare con maggiore perspicacia a questi momenti epocali così definiti. Torino, la Torino che poi diventerà la Torino antifascista, che poi diventerà la Torino della grande promozione intellettuale e anche politico-culturale, Antonicelli, Galante Garrone, eccetera, eccetera. Gli eredi di Gobetti, di Gramsci, di una certa torinesità, di una certa piemontesità. Ecco, questa Torino oggi noi la possiamo ricostruire tenendo conto di tutti gli apporti culturali, mentre è vero, in alcuni momenti l'abbiamo vista soltanto con alcune targhe, diciamo, con alcune etichette, anche le più nobili, le più importanti, Gramsci e Gobetti. Certamente, Gramsci e Gobetti, non sempre Gramsci con Gobetti, ma soprattutto Gramsci e Gobetti, storie anche diverse. Ma poi è la Torino Sabauda, post-Sabauda, la Torino che è anche la città, proprio nelle personalità culturali, gli insegnanti soprattutto, Augusto Monti, quindi un ceto politico-intellettuale, politico-culturale, che è anche l'erede, si sente l'erede della tradizione alfieriano-foscoliana. Ci siamo dimenticati dove nasce uno dei germi più importanti del Risorgimento italiano. Certo, Carlo Alberto, certo la monarchia, ma non dimentichiamo che gli alfieriano-foscoliani sono i primi a barcare il Ticino, i primi patrioti, i primi che danno l'idea che
appunto letteratura e società possono stringersi in un impegno costante. Questa tradizione, che poi verrà sistemata anche attraverso le forme, insomma, del radicalismo democratico, del liberalismo di stampo cavuriano, noi l'abbiamo fino al fascismo. E non a caso, è proprio nella Torino operaia e intellettuale che ci sono quei germi di antifascismo militante che poi troveranno anche degli esponenti di primo piano così rilevanti. Qui veramente potrei fare tanti nomi, ma sono nomi, mi permetterete di ricordare almeno due nomi che in genere vengono consegnati soltanto alla storia politica, che pure è importantissima, e cioè Giancarlo Paglietta e Vittorio Foa. Ecco, compagni di scuola, compagni di classe, di una generazione che si forma con queste premesse. Ora, Cesare Pavese è ventenne all'inizio degli anni 30, ricordiamoci. Noi questo discorso lo facciamo curiosamente per altri autori, per altre personalità. Ricordiamo per esempio la giovinezza, l'esordio di Vittorini, e ricordiamo che Vittorini è un autore pienamente inserito negli anni 30. La Conversazione in Sicilia, gli astratti furori di Conversazione in Sicilia, il giovane intellettuale espatriato quasi a Firenze che torna in Sicilia per fare un suo viaggio con tutto quello che segue, un viaggio privato, un viaggio intimo, ma è anche un viaggio aperto, più oggettivo. Ecco, di Vittorini questo percorso lo abbiamo chiaro. Abbiamo chiaro che anche Moravia è un giovane degli anni 30, gli indifferenti. Abbiamo chiaro ormai persino che Ignazio Silone scrive Fontamara, quando già ha consumato una certa esperienza, lo scrive agli inizi degli anni 30, dando un'impostazione al rapporto letteratura-realtà che oggi finalmente possiamo dire già in luce ha il neorealismo. Il neorealismo che diventerà poi l'espressione cinematografica più specifica nell'immediato secondo dopoguerra. Quando si parla di Cesare Pavese, ecco, in un certo senso si consegna Pavese ad una brillantezza, ad un protagonismo più sfasato rispetto agli anni 30. E invece, ecco, noi dobbiamo partire o ripartire da quello che Pavese è prima, durante e dopo il confino. Cosa significa che Pavese diventa l'intellettuale antifascista e matura quelle convinzioni e quindi certamente ha il coagulo molto importante del confino? Come ci arriva? Quali sono le sue caratteristiche di intellettuale, ma di intellettuale letterato? E qui conta il discorso importante della letteratura americana. Ma che cosa significa la letteratura americana? Ecco, se noi andiamo a vedere i romanzi di Pavese, noi potremmo tradurre anche in termini di scuola il riferimento alla letteratura americana. Non è la letteratura americana in quanto tale, o se vogliamo, non è soltanto il riferimento all'universo anglo-americano. Certamente, lo si vedrà sempre più, c'è Melville, ma ci sono i grandi narratori realisti intorno alla grande crisi del 29. Ci sono i grandi, quelli che poi, ecco, Pavese e Vittorini insieme presenteranno nell'antologia americana e che diventeranno, fateci caso, parlo adesso anche in termini generazionali, almeno fino alla metà degli anni 60, riferimenti importanti a livello di diffusione editoriale dei parametri culturali della generazione
che viene dopo la Seconda Guerra Mondiale. La Medusa mondadoriana, la collana, diventa non solo per Pavese e Vittorini, ma per tutto quello che poi Pavese prima e Vittorini dopo continuano a pubblicare, a far pubblicare, uno dei riferimenti più importanti. Poi verranno altre cose, certamente, verranno i pieni anni 60, verrà Leinaudi, Feltrinelli, però ecco, voglio segnalare che c'è una fase della nostra storia, non puramente editoriale, ma proprio culturale, in cui l'imprinting, per così dire, viene dato da questa intuizione di Pavese degli anni 30, dei pieni anni 30. La scelta verso l'America è una scelta che non è soltanto letteraria, non si tratta di gusto, di stile. E prendere Steinbeck, Dos Passos, Faulkner significa operare anche una scelta, come dire, di tendenza. Non è solo il neorealismo la tendenza, già negli anni 30 c'è questo orientamento molto esplicito che viene oggi, può essere confermato anche badando a chi in quel momento non curava questo tipo di argomenti o addirittura se ne distanziava. Voglio fare un solo esempio per brevità. Nel 1929 Luigi Pirandello, che vive fuori dall'Italia ormai, fino quasi alla morte, vivrà in Europa, desidererà andare in America, avrà dei problemi notevoli anche con l'establishment fascista, soprattutto del sottogoverno e così via, ma ecco, nota che ormai in Europa la vita la fanno i morti. La vita è dei vivi in Russia e in America. Addirittura in un componimento, in un dramma che viene poi rappresentato nel 33 e poi nel 34 in Italia, nel 33 in Argentina, nel 34 in Italia, quando si è qualcuno, un personaggio dice proprio questo: ma sì, Russia, America, umanità che rivegeta. Allora, sto parlando di un autore celebrato, accademico d'Italia, che ha tuttavia questa capacità di intuizione, ma pensiamo invece a chi ha 25 anni e fa letteratura, fa attività culturale dentro o fuori l'organizzazione culturale fascista. Beh, certamente l'America è vita che rivegeta, è umanità nuova. Tanto è vero che persino in ambito fascista un contemporaneo di Pavese come Berto Ricci, nelle sue anche violente reazioni, no, su Strapaese, polemizza e vede chiaro che ormai c'è un processo di imborghesimento della letteratura e dell'arte, per cui ecco, si scelgono anche nell'Italia fascista non valori puri, valori incontaminati, ma valori ormai resi negativi proprio dal rapporto con quelle che allora si chiamavano le demoplutocrazie. Ed ecco allora quasi una rima, cioè un'affermazione di Berto Ricci, che è meglio Mosca che Chicago, capitale del maiale. Questa immagine. Quindi anche qui, da un lato la polemica, dall'altro la necessità di nuove energie. Ora, Pavese nella attività di traduttore, di insegnante, pratica proprio questo. E certamente tutto questo processo verrà interrotto ufficialmente dalla reazione fascista, dall'invio al confino, però come sappiamo è semplicemente un fiume che si sotterra e che poi affiorerà molto più rapido e abbondante successivamente. Però
Il confino significa anche uno spostamento, uno sradicamento. Chi ha radici ben precise e Pavese le sentiva queste radici, come sappiamo, le sue radici sono persino geograficamente, topograficamente definite. Ecco, nel confino si pone il problema delle radici. Allora, dove nasce la questione del mito? Nasce lì dove il mito diventa l'unica possibilità di mantenere l'identità. Se vogliamo comprendere alcune delle prove narrative più interessanti e più ancora oggi più fresche di Pavese, noi dobbiamo riferirci proprio a questo rapporto tra mito e storia. Da un lato c'è la storia, che significa anche geografia, che significa radicamento nel luogo, il luogo che diventa esso stesso elemento di formazione dell'identità. Dall'altro c'è il ricordo di una possibile identità. Ecco il mito. Ora, noi oggi, anche qui, sappiamo un po' meglio cos'è il mito. Mettetevi però nei panni di coloro che sentivano che nelle opere di Pavese c'era il riferimento al mito. Nella migliore delle ipotesi, l'accettazione poteva essere culturale, il mito, la mitologia classica o moderna. E nella peggiore, il mito era un termine molto vago che poteva, come dire, essere accantonato, perché intanto la narrazione si poteva godere così com'era per il semplice fatto che era raccontata. E noi oggi sappiamo invece il valore, il grande valore linguistico, artistico del mito. Il mito, mythos greco, mythos significa, prima ancora che favola o racconto, significa parola, discorso, detto. Il mito è una costruzione linguistica. Da qui dobbiamo partire se vogliamo capire il mito in Pavese. Che significa una costruzione linguistica? Certamente significa un ancoraggio forte a temi profondamente sentiti, radicati nell'umanità, e tuttavia, senza che ce la raccontiamo, senza che riusciamo a raccontarla bene, la storia del mito non la possiamo intendere. Voglio ricordare a questo proposito il riferimento capitale del mito. Quando Freud, che Pavese tiene ben presente questo orizzonte, questa nuova grammatica del Novecento, quando Freud deve motivare come mai fa ricorso ad Edipo per parlare di questioni che in quel momento miravano soprattutto a soluzioni cliniche e non solo culturali in generale, risponde: ho fatto ricorso al mito di Edipo perché è un mito che sicuramente è nato in un'epoca ancestrale dell'umanità, proprio perché rappresenta così bene componenti fondamentali dell'essere umano. Quindi Freud riceve questo racconto, secondo poi la tradizione greca ovviamente, e ce lo riconsegna. Negli anni 30 chi si occupava di Freud? Un altro dato interessante. In Italia. E noi anche questo oggi lo sappiamo, cioè valorizzare la sensibilità di Pavese significa anche prendere atto che in quegli anni, a parte qualche clinico, qualche medico, qualche psichiatra proprio così pionieristico, in realtà questa dimensione non è ben presente. C'è una linea, noi lo sappiamo, la linea viennese-triestina, ma non siamo, l'Italia non è soltanto il rapporto di Trieste con Vienna, non è solo Weiss e
quell'Ettore Schmitz che deciderà di essere italo-svevo. Allora, ecco, l'attenzione verso la psicanalisi come grammatica interpretativa, una delle grammatiche del Novecento, insieme alla teoria della relatività di Heisenberg, se vogliamo al principio di indeterminazione di Heisenberg, diventa un elemento fondamentale della cultura di Pavese. E questo noi dobbiamo oggi riconoscerlo, perché in quegli anni non tutti praticano questa dimensione, e non soltanto perché sono sorpassati, ritardati, perché c'è una difficoltà oggettiva, solo chi ha le antenne, solo chi si trova in postazioni così interessanti, così sensibili, può avere a che fare, può confrontarsi con questi nuovi orizzonti. E Pavese, anche qui modernissimo, è un intellettuale letterato intriso di attualità editoriale, quindi è uno che ha rapporto con i libri, li scrive e li legge, li pubblica, li sceglie, ed ecco allora che questa sensibilità definisce addirittura un modo di essere, oltre Pavese, quanto nelle generazioni intellettuali che sono venuti dopo noi dobbiamo a Pavese e a Vittorini da questo punto di vista, che può sembrare un fatto puramente sociologico di comportamento, e invece è diventato elemento culturale. Allora, questa prima fase di Pavese è una fase prevalentemente poetica. Pavese sembra non poter pensare ad una configurazione del mito, proprio del suo interesse per il mito, che non sia in poesia. Anche qui si paga un tributo alla nostra tradizione più illustre. Fino ad un certo momento, a parte l'esperienza di Manzoni e di qualche altro, noi abbiamo una tradizione che nella poesia individua il culmine. Il romanzo, anche come momento espressivo dell'età borghese, è qualcosa che abbiamo accettato fino in fondo soltanto più tardi. Come passa però Pavese dalla poesia alla prosa? Cos'è che fa scattare in lui il fatto di essere sì un intellettuale radicato nella tradizione, e quindi nella poesia, ma al tempo stesso di poter esprimersi innovando? Da un lato il rapporto con la grande letteratura americana contemporanea, gli autori che ho nominato prima, gli autori contemporanei, i suoi contemporanei, e dall'altro l'esperienza storica concreta. Ecco, il confino come momento di déplacement rispetto al suo orizzonte psicofisico comporta una riflessione sul mito, ed ecco allora la necessità di raccontare storie, non soltanto di esprimere detti. Ecco, il mito è un detto, ma è anche un racconto. Quindi da quel momento in poi, ecco, Pavese diventa soprattutto un narratore. Anzi, per certi aspetti siamo noi che abbiamo valorizzato nuovamente la sua opera poetica, soprattutto così più recentemente siamo tornati, anche per effetto di quel tipo di suggestione del Pavese mitico-mistico, siamo tornati sulla sua opera poetica. Non ci siamo limitati soltanto a lavorare stanca, ma abbiamo scoperto, insomma, ritrovato la sua poesia. Ma non c'è dubbio che il Pavese che conosciamo e che abbiamo elevato anche a dignità rappresentativa nella letteratura del Novecento è quello dei romanzi. Allora, il romanzo di Pavese ha sempre avuto da parte, diciamo, dei critici più che del pubblico un'attenzione ancipite. Come pubblico, noi lettori
almeno per chi ha fatto questa esperienza, abbiamo anche proprio gradito la storia, no? Il piacere del racconto, il piacere delle configurazioni. Stavo per dire una parola, la dico lo stesso, è una parola brutta che oggi viene usata soprattutto per quanto riguarda diciamo le produzioni cinematografiche e televisive, però forse almeno mi perdonerete la riduzione, però rende un po' l'idea. Noi abbiamo apprezzato anche la location, cioè le Langhe, Santo Stefano Belbo, le colline, il rapporto anche materiale, fisico, tra geografia e racconto, ambientazione del racconto e la storia poi dei personaggi, la storia che viene dipanata, per così dire, in quei luoghi. E io perché ho detto location? Perché in realtà è diventata questa collocazione, è diventato un riferimento ineliminabile. Persino altri autori legati a quel mondo sono stati riferiti a questo, diciamo, momento iniziale e iniziatico di Pavese. Fenomeno. Lo abbiamo valorizzato, forse anche tardivamente, e lo abbiamo valorizzato. Ora sì, sempre più per le storie che racconta, ma certamente come una sorta di epigono, perché non dirlo, di epigono Langarolo, appunto, di Pavese. E se mi permettete ancora, so che me lo posso permettere, che non sarete troppo severi con me, dobbiamo abituarci ad una linea in cui altre forme espressive dipendono, per così dire, dalla letteratura. E il riferimento a Pavese credo che sia legittimo farlo anche per una personalità così polimorfa come Paolo Conte, tra testo verbale e musica, e tutti coloro che in qualche modo ritrovano nelle radici che sono insieme ambientali e sentimentali le modalità della loro espressione. Quindi ecco, la storia, no, la storia di Pavese narratore è legato strettamente all'ambiente. Ma qui, ecco, interviene un altro elemento. Se così fosse, se fosse solo questo, noi potremmo dire che in fondo Pavese poteva rimanere un buon narratore regionale. Non è stato così e non è così, perché proprio grazie a questo collegamento Pavese riesce a rendere quello che è il dramma contraddittorio della vicenda storica. I romanzi di Pavese riguardano momenti capitali della nostra storia, riguardano la guerra, riguardano la resistenza. Anche qui il discorso sull'impegno talvolta è stato troppo politicizzato, cioè qual è l'impegno di un romanziere? Quello, quando parla di chi ha fatto la guerra, di chi ha fatto la resistenza, non è solo questo. L'impegno è la capacità di svelare foscolianamente di che lacrime gronde, di che sangue, cioè la capacità di avere un punto di vista che valorizza quella realtà in tutti i suoi aspetti. Ecco che allora, rispetto anche ad una memorialistica del tempo di guerra e della resistenza, ci sono delle opere nobilissime, fatte allora e fatte anche successivamente. Rispetto a certe forme di revisionismo più o meno giustificato del periodo, noi ci accorgiamo che l'opera di Pavese contiene già il succo profondo di questi problemi. Non c'è bisogno, permettetemi, ma non lo dico con polemica, non c'è bisogno di Panza per affrontare il dramma dell'ambiguità di una guerra di popolo, di una guerra di liberazione che però è anche guerra civile.
ci sono stati, lasciamo stare i letterati, un grande storico come Claudio Pavone, non adesso, non ai tempi in cui Panza faceva fa i suoi pezzi tra giornalismo e letteratura, ma qualche anno fa ha scritto un libro bellissimo, tremendamente bello, come quello intitolato Una guerra civile. Ecco, allora, l'opera di Pavese contiene questa dimensione, e la contiene proprio perché Pavese non insegue il reportage storico, ma insegue il mito, cioè insegue il tentativo di reagire alla storia, di trovare dei valori costanti, durevoli, che possano, dare un'identità a lui come autore, come soggetto, e spiegare il senso delle cose, il senso dei fatti. Ecco, da questo punto di vista, io, come vedete, sto evitando accuratamente l'aneddotica privatissima. Non c'è bisogno che lo dico io, che lo dica io. Leggiamo documenti, leggiamo note a piedi pagina, possiamo sapere tutto, dei drammi, dei problemi, dei complessi, delle turbe di Cesare Pavese, e di come, ecco, a 42 anni poi è arrivato a decidere, no? Che quella famosa ripeness, quella famosa maturità, ripeness is all, no? Questo è il motto in inglese che noi troviamo nel mestiere di vivere, che troviamo in dichiarazioni, che troviamo indirettamente anche in altre opere. La maturità, arrivare alla maturità, è un termine complesso, insomma, non è soltanto un fatto, come dire, genetico, generazionale. Bene, il suicidio impedisce il raggiungimento di questa maturità. Il suicidio è in genere una decisione, non è certo qualcosa che viene così all'improvviso, per un raptus, e nel caso di Pavese molto probabilmente si è trattato proprio di questo, con queste motivazioni. Poi certo ci sono tutte le altre storie, il rapporto con le donne, con la donna, ma tutto questo noi lo sappiamo anche per documentazione incontrovertibile, ma andiamo a vedere le eroine dei romanzi di Pavese, forse da lì capiamo tante cose. E io volevo segnalarvi proprio questo, c'è un riferimento legato così al testo di Pavese. Nella parte finale dell'ultimo romanzo, La luna e i falò, c'è un po' la riassunzione quasi profetica, perché questo romanzo è composto in questo momento così particolare che prelude alla fine. C'è un'impostazione del romanzo, La luna e i falò, a cui arrivo tra poco. Ma qual è la storia che viene raccontata? È una storia di spatriato, è una storia di dislocazione. C'è un protagonista che è un protagonista già alla nascita con le condizioni di chi è condannato a non avere una radice e anche un'identità, tanto che vive di cognome, ma addirittura proprio di soprannome, cioè la sua identità è un'identità fittizia che poi diventa l'unica di riferimento. Questo protagonista decide di emigrare, quindi rompe con qualsiasi ipotesi di costituire delle radici, e svolgerà, com'è nelle peripezie della nostra tradizione occidentale, non vi sembri eccessivo il paragone, esattamente il giro, diciamo, ulissiaco, o se volete omerico, quindi anche per lui si tratta di un nostos. Anguilla emigra, poi torna,
torna per rintracciare forse il senso delle origini e anche per collocarsi definitivamente, quindi per radicarsi. Tutto questo non sarà possibile e non sarà possibile anche perché nel frattempo sono successe, stanno succedendo cose che non sono state da lui determinate. Ecco qui il punto fondamentale. Il pavese narratore dei tempi di guerra, il pavese narratore della resistenza nelle Langhe, il pavese narratore della guerra civile. La vicenda alla fine viene quasi cinematograficamente focalizzata intorno ad una figura di donna. Una donna bellissima, una giovane bellissima. Questa giovane viene presentata a noi soprattutto nel racconto della sua morte. Anche dal punto di vista di tecnica narrativa, la presentazione di questa figura avviene in modo indiretto ed ex post. Tutto è già accaduto. E vi leggo qualche rigo di questa parte finale del romanzo. Allora, due partigiani parlano tra di loro e a un certo punto uno dei due, Baracca gli disse che l'aveva fatto chiamare per dargli una notizia brutta. Chi parla? L'io narrante in questo caso, ecco una precisazione che voglio fare, non è Baracca. Qualcuno sta raccontando che Baracca gli disse che l'aveva fatto chiamare per dargli una notizia brutta. C'erano le prove che la loro santa faceva la spia, che i rastrellamenti di giugno li aveva diretti lei, che il comitato di Nizza Monferrato, l'aveva fatta cadere lei, che perfino dei prigionieri tedeschi avevano portato i suoi biglietti e segnalato dei depositi alla casa del fascio. Baracca era un ragioniere di Cuneo, uno in gamba, che era stato anche in Africa e parlava poco. Era poi morto con quelli delle canere. Disse a Nuto che però non capiva perché Santa si fosse difesa con lui quella notte del rastrellamento. Sarà perché gliele fai buone, disse Nuto, ma era disperato. Gli tremava la voce. Vi prego di notare la prosa di Pavese. Se io vi dicessi, ricordatevi, rispetto a queste righe, ricordatevi un certo modo di procedere di Giovanni Verga. Vi sembra proprio scandaloso? Ripeto una frase in particolare. Sarà perché gliele fai buone, disse Nuto, ma era disperato, gli tremava la voce. Anche la forma proprio della costruzione, ecco, allora, a proposito di realismo, verismo, no, di mito, vedete come, se per caso questa impressione la potete condividere, ma insomma si potrebbe discutere, per carità, non voglio imporvela, cioè Pavese anche in questo è erede della tradizione, sta raccontando una vicenda che ha un epilogo tragico, anzi per certi aspetti l'ha già identificato, e quali sono le parole che usa e come le usa? Beh, noi nei Malavoglia troviamo spesso questo incedere del narratore. E allora, appunto, va avanti e dice: Baracca gli disse che Santa le faceva buone lei a chi voleva. Anche questo era successo. Fiutando il pericolo, aveva fatto l'ultimo colpo e portato con sé due ragazzi dei migliori. Adesso si trattava di pigliarla a Canelli. C'era già l'ordine scritto. Ecco, questa bellissima ragazza, amica di questi giovani, è però una spia fascista.
ci sono le prove, occorre eseguire la sentenza. Ed ecco allora che proprio la parte finale, le ultime parole del romanzo sono legate a questa dimensione. Veramente 2 minuti almeno, al di là del racconto, che pure è bellissimo, vi prego di notare il tipo di lingua di Pavese. Quando parliamo di una lingua italiana moderna, novecentesca, spesso noi parliamo di avanguardie, parliamo della ricerca esasperata dello stile, per carità, sono cose splendide, pensiamo a Gadda, però non dimentichiamo chi è stato capace di darci un italiano moderno, anche perché splendidamente essenziale, apparentemente confidenziale. Queste rotture, no? Una costruzione del periodo in cui, vedete, ci sono dei riferimenti anche dissonanti. Ed ecco allora, ve lo leggo rapidamente. Per uscire da Canelli si era rimesso un vestito da donna, santa, un vestito chiaro, da estate, e quando i partigiani l'avevano fermata su per Gaminella era cascata dalle nuvole. Non caduta, era cascata dalle nuvole. Portava delle notizie di circolari repubblichine. Non servì a niente. Baracca, in presenza nostra, le fece il conto di quanti avevano disertato per istigazione sua, quanti depositi avevamo perduto, quanti ragazzi aveva fatto morire. Santa stava a sentire, disarmata, seduta su una sedia. Mi fissava con gli occhi offesi, cercando di cogliere i miei. Allora Baracca le lesse la sentenza e disse a due di condurla fuori. Erano più stupiti i ragazzi che lei. L'avevano sempre veduta con la giacchetta e la cintura e non si capacitavano adesso di averla in mano vestita di bianco, vestita di bianco. La condussero fuori. Lei sulla porta si voltò, mi guardò e fece una smorfia come i bambini, ma fuori cercò di scappare. Sentimmo un urlo, sentimmo correre e una scarica di mitra che non finiva più. Uscimmo anche noi. Era distesa in quell'erba davanti alle gaggie. Ecco, anche qui il ritmo della prosa è certamente un ritmo di racconto, ma è anche molto cinematografico. Ultime righe del romanzo. Che si fa di questo corpo? E allora i due che parlano tra loro, Baracca e Muto, dicono: non c'è un caso che un giorno la trovino. Hanno trovato quei due. Nuto si era seduto sul muretto e mi guardò col suo occhio testardo. Scosse il capo. No, santa no, disse, non la trovano. Una donna come lei non si poteva coprirla di terra e lasciarla così. Faceva ancora gola a troppi. Ci pensò Baracca. Fece tagliare tanto sarmento nella vigna e la coprimmo finché bastò. Poi ci versammo la benzina e demmo fuoco. A mezzogiorno era tutta cenere. L'altro anno c'era ancora il segno, come il letto di un falò. Ecco allora la luna e i falò. Il falò, che è nella è un mitologema di Pavese, e tuttavia qual è la sua degradazione? Tragica. Il falò è santa con i suoi aspetti, vestita di bianco e insieme una spia, un bella ma anche orrenda. Nel romanzo molto spesso santa e comunque la donna bella, è legata all'immagine mitica della luna. Anche qui Pavese, come dire, ricrea miticamente quello che è un acquisto della nostra tradizione. Non dimentichiamo mai Leopardi e non dimentichiamo mai il rapporto tra Leopardi e Pavese, ma altro si potrebbe dire. Quello che però voglio conclusivamente dire, ecco, la forma dell'impegno di Pavese è anche questo, l'impegno sulla realtà. La realtà
che pure voleva essere mitizzata e grazie al mito poteva essere confermata e consolidata in modo rassicurante, non ha queste virtù. La realtà è che il falò è semplicemente la cenere, frutto di una esperienza tragica che riguarda l'umanità. Grazie. Grazie mille per la ricchezza di queste suggestioni, non solamente su questo autore molto amato, ma proprio sull'intero periodo storico-culturale, questo periodo così importante per la nostra storia della letteratura. Adesso, come nostra consuetudine, noi passiamo alle domande, quindi a voi la parola. Ci sono tante altre cose che non ho detto perché in un'ora non si possono dire, ma si possono riprendere se volete.